tutti in fila lì. Basta, basta. Le mie altre sì, le voglio, io voglio un po' d'acqua. Mi fa fare baffetti? No, io ti sta gestito. Io siamo nel backstage con Leonardo che sta riprendendo. Si taglia il pallone alla sinistra. Andrea Bassi e devo c'è infilare Zorro. Lo spiedo? C'è Zorro. Ti devo infilare lo spiedo? Ciao mamma. Tu qualche cosa? Ecco la penna. Grande. Ah, beh, sto io. Per i baffi? Sì. Quella di Zorro, guarda. Almeno voi lo vedete meglio, Fammi lì, hai visto tutto il mondo c'è la Zorro? Molto basso. Avanti senza paura. Contratto il giovane, alzando gli occhi, scorse in lontananza i castelli. Riprese ad avanzare con rinnovato coraggio e infine giunse davanti al fossato. Il pesante ponte levatoio calò prodigiosamente per lasciarlo entrare. E ai suoi occhi apparve l'interno del castello e i suoi abitanti. Tutto giaceva in un sonno profondo. Salì ampi scaloni, attraversò sale meravigliose e infine giunse alla stanza dove la principessa dormiva. Allora, il vecchio diceva è vero, questa fanciulla addormentata è la più bella che io abbia mai visto. Voglio accostarmi e ammirare il suo volto più da vicino. Oh, ma il suo sonno si spezza, si sta svegliando. Siete voi, mio principe. Thank you.
sta vicino a la gente così. È veramente dura. Ok, allora qualcuno ci ha chiesto perché. Perché? Perché siamo tornati, perché ci siamo messi insieme. Di campagna anche noi. Abbiamo voluto dare il nostro contributo alla Union del Rock. Thank you.
quando era molto dura rimediare anche una sagoma di donna. Ci sarebbe piaciuta. Architetti, usavamo come supporto sessuale dei loro di manichini trovati allo Strasse, questi negozi. Va bene, e lì nacque Mastrucci, un pezzo tremendo, che veramente ti levava il respiro alla fine. E sai perché? Lo sai? Colpivano duramente, scoppiò la centrale di Chernobyl e chiaramente venne subito spontaneo dire com'è dura l'avventura, perché no, io pensavo c'era un altro pezzo, niente, vabbè, l'avventura è durissima, se ci sono figura di merda, grazie, è una figura pazzesca, è vero, si è provato a
un mese sta scaletta, troppo, per impararla bene. Allora, questa è dedicata a tutti gli scalatori, quelli che fanno trekking, free climbing, che vanno alla sagra del... A tutti, senza distinzione sesso, età, razza e religione. Anche a chi, come Leonardo, si deve accontentare di altre camere al posto delle... Ci siamo. Ok, ricordo che anche dopo al Jungle, per chi
sta provando a letto e non si ne andrà, ci visto anche non so se ha detto per l'uomo tre donne, visto anche comunque che va a Giango con grande parte pena all'arrabbiata, schiaffi, scappellotti nell'orecchio eccetera. Allora sì, allora il pezzo tremendo finalmente a questo punto lo faccio, è da tempi di Cervi che lo volevo fare, e è un pezzo intitolato appunto Contatore Geiger, che è dedicato a quella disgrazia, se però diciamo francamente nessuno diceva che la centrale in fondo a fondo era scoppiata, il resto eravamo in pochi a saperlo veramente, tra cui noi che scrivevamo questo pezzo appunto per... Sentitelo un attimo, prego, scusa, vai. Thank you.
commissionato dall'azienda per il turismo, perché siccome a Grosseto ci sono troppi turisti nel sud litorale, non sapevano come scacciarli, allora ci hanno chiesto di fare questo pezzo appunto per invogliarli a venire. Il pezzo è intitolato Trascina, come quei tremendi pesciolini che pizzicano, non hanno riguardo per nessuno, pizzicano proprio tutti, eh. Thank you.
un vecchio amore non si scorda mai, soprattutto quando l'amore lo fa dato. Senti, una vecchia persona, ma quando l'amore lo fa dato. Cioè, lei era bellissima. Era dietro questa vetrina. Nemmeno. Nemmeno? Ah. E c'era. Io mi chiedevo, chissà, mi caca, non mi caca. Non mi caca. Ma... grazie. Ma lei a te ti cacava. Era una cosa, non ci si vedeva. Era un leopardo, un gatto pardo. Ma poi si chiamava Valentina, poi lo direte voi quando la vedete lì a terra, io non lo so, non ci vedevo. Va, vediamola, vero? Thank you.
7 anni l'ho aspettato. Jacopo, un pezzo Jacopo che parla di lei. Ha svaliciato la pizzeria dove siamo stati prima. Fatti da soldi dalla tua mamma, vai a prendere. No, conoscete questa ragazza? Di vista. Vai a prendere una birra. No, nessuno? Vabbè, vabbè, è uguale. C'è per... Oh. Allora, questo pezzo è un pezzo che noi avevamo già a suo tempo dedicato alla difficile situazione degli immigrati di colore, altrimenti detti qui fu comprato. Era un pezzo molto reggae, anche molto reggae, anche molto, molto a scala, altre cose. Un pezzo bellissimo, intitolato Bucumbra, che in poche parole esprime tutta la difficoltà di inserirsi in un nuovo mondo. E anche per Leonardo è lo stesso, a quanto vedo, ancora non si è inserito dopo 25 anni. Bene Leonardo, prendimi Bucumbra! Un inno si levò, liberati Cesare Casella
che la carra capite la quella. E però la scopre di lui. Appunto era il pezzo
molta gente avrebbe voluto che Cesare Casella fosse liberato, poi l'hanno liberato, molta gente avrebbe voluto l'avessero rirapito perché era un cretino, parecchi sarebbe piaciuto se lo fossero ripreso, però gli firmarono il pallone, la maglietta, cioè per il Milan, anche la testa, cioè la testa non un pallone. E allora però nessuno ancora ha perso la voglia di far rapire la carrera di nuovo, perché tutti vorrebbero, specialmente dopo l'ultimo programma, come era titolato? Caramba, che sorpresa! Caramba, che sorpresa! Ho sentito un coro, va bene. Caramba, che sorpresa! E allora facciamo questo pezzo dedicato alla Carrà, che tanto ci si occupa fino almeno al 2050, quindi è inutile, tanto non se lo vuole nessuno. Thank you.
ci retocca precisamente a Keino. Il Keino gli hanno fatto 7500 tire, neanche al cervello, a cui. Grande Keino, io so per te, lo sai. E allora vediamo questa tira, chi era questo così tremendo, che ce la faceva a tutti. Sì, è lui che parola.
Thank you.
posta di qua, di là. Io l'ho fatto, ormai ho trovato la risposta, però a chi sarebbe piaciuto che Sadomaso, con tante di cuore portate, cerca elefante bestiale? Niente, niente, va bene. E comunque, ricordo che tra una sera e dopo al jungle, continua, si mangia, si beve, si suona, si fa di tutto. E lui è sempre con noi, il pezzo è fermo posta! Thank you.
che mi rammenta in tutti i viaggi che ho fatto in tutto il mondo per cercare di beccare, con la speranza che in qualche posto ci fosse una donna anche per me, ma il risultato era sempre quello, è inutile andare in Thailandia, in Brasile, la donna giusta per te, qui dietro l'angolo, in piazza della Palma, E quindi questo pezzo, non volevo no, ci insegna duramente come bisogna cercare molto più vicino, anche se a noi ci piace cercare lontano. Vedete vicino che si trova? Voglio poi
massimi. Amici come prima, anche dopo sto concerto. No. Il pezzo è che buono, il pezzo è Mamma mia Thank you.
Appena siamo entrati in questo posto, ho sentito subito che nell'aria c'era un qualcosa di strano. E non era certo il solito puzzo delle ascelle di Mulder. Ma la donna delle pulizie, che fine avrà fatto? Avranno rapita i marziani? Quelli che stanno tra i febbraiani e gli apriliani? Ma qui ci suonava qualcuno. Questa è una cassa punk. Dei Demenza Cronica. Vi sto parlando, come vi sarete già accorti, dallo spazio più profondo. Ed è qui che mi hanno intrappolato. Bastardi. Ah, un consiglio ai viaggiatori. Prima di partire, non dimenticate lo spaziolino da dentro. Anche gli altri ragazzi del gruppo, come vedrete, sono stati neutralizzati. Con tutta probabilità, quando visionerete questo materiale, sarà già da molto tempo che non avrete sentito parlare di Demenza Cronica. E forse ci sarà qualcuno che non saprà nemmeno chi siamo. Bah, quello che vedrete fra poco rinfrescherà le vostre menti. A dopo. Un saluto dal vostro Iena, dalla barba piena. Sulla maglietta. No. Corretto. Sta gira? Sta gira anche un po' di cena. Dai, gira, questo è il set. Questo è il ninno della Maria Macignala, falso, il falso del ninno della Maria detto Macignala. Detto a effetti sport. Speciali? Io sono il sostituto del regista. Sono il geologo di scena. Il portatore. Il geologo di scena, le scuole minerali. L'attacca panni. Le scuole minerali. Ok. Ciao a tutti. Ragazzi, sono ancora io, Iena. Bene, adesso vedrete e purtroppo sentirete la peggiore intervista mai realizzata con un gruppo rock. Questa intervista faceva parte del più brutto talk show che la storia ricordi.
Grazie. Che meraviglioso pubblico abbiamo stasera. Qui siamo alla nuova serata di Ottorino Botarelli, cognato di Rino Show. Questa sera... abbiamo degli ospiti meravigliosi. Mi raccomando, applaudite sempre, perché sono un po' veramente permalosi. Primo di questi è il famoso cantante, chitarrista Rob Tech, che presenterà il nuovo album Truciolato Pesante. Oltre al famoso Rob Tech, stasera vi presenterò anche la bravissima interprete Alga Marina. Che è venuto a trovarci direttamente da Cartagine l'ospite d'eccezione John Paypal. Buonasera John. Comunque il top della serata, e mi raccomando specialmente per le ragazze e signore di non svenire, abbiamo gli insuperabili, i meravigliosi, che ogni ragazzo ha sempre sognato anche minimamente di partecipare in questo complesso. Vi presento i famosi Demenza Cronica. Nessuno è svenuto, vedo. Brave, brave ragazze. Si dice che durante la registrazione del tuo ultimo album, durante un solo al fulmicotone, una scheggia della tua chitarra ha affondato un pattino. Scusate, scusate. Ma non è niente, non è niente. Invece di pattino è un pattino. Patriani? Steve Vai Gilbert, e tu Rob, che effetto fa stare nell'Olimpo dei virtuosi della chitarra? Io all'Olimpico ci sono mai stato, sarebbe l'ora che facessero il plato al campo al pelo del Buriano. Ci siamo, fra pochi istanti capirete perché i Demenza Cronica sono stati eliminati dalla faccia della terra. Qualcuno prima di voi vide queste immagini. Buona fortuna. Ah, faremo un po' di intervista ai nostri grandi e favolosi. Thank you.
Stefano, ti vedo in forma, fai palestra? Ma senti bello, ho finito di farla una ora di 700 metri quadri lì alla zona artigianale, dopo la cittadella. Ce l'avete un paio di pantaloni? Pantaloni? Beh, sono io un paio. Te ce l'hai pantaloni? Sì, guarda, sono un paio di pantaloni belli. Se gli spai l'orlino, vabbè, provo, ora prova a spagli l'orlo. Ma un paio di scarpe comode per me? Un paio di scarpe, guarda, là c'è una scarpata là, provala a vedere la mia scarpata. Grazie, eh. Intanto esci dal quadro. Allora, fai l'aria, quella famosa aria da... Te parla di quel cazzo che ti pare, te fai finta d'ascoltare. Ma devi guardare lui, devi guardare lui, guardare nell'occhio. Sì, io so. Caro cantante, dici quanti album avete fatto? 3 album, compreso quello dei Power Rangers, delle figurine dei calciatori, ma mi manca ancora Frustalupi però. Belline queste risposte, belline. Andiamo subito a parlare di voi perché il tempo stringe tantissimo, abbiamo 40 minuti a nostra disposizione, non di più. I Demenza Cronica, conosciutissimi in ambito provinciale, ma direi anche in Firenze, dove tra l'altro hanno tenuto un concerto in settimana scorsa. Sì, a Rock Contest, ma una bella truffa, tutto male comunque. Comunque, va bene, andiamo, è stato meglio. Come dimmi. Mai Demenza Cronica? Perché Demenza Cronica? Perché Demenza Cronica? Perché è un nome intelligente. Perché con tanta gente che fa cose serie se in realtà è demenziale, noi facciamo finta di essere demenziali, ma in realtà facciamo cose serie. C'è Chianciano Rock, dove siamo in finale a Pasqua, venite tutti a vederci, venite apposta, e ci sono le terme, poi c'è... Ah, scusa? Il produttore? C'è il produttore, mi chiama? Ah, sì, va bene, d'accordo. Sapete, alla EMI sono un po' noiosi. Siete riusciti a resistere fino ad ora? Allora beccatevi questa. Marco, dici cosa è successo nel mitico concerto allo Sgrillozzo? Niente, è successo che eravamo di supporto al gruppo della Fata Turchina e nel camerino io erroneamente, invece delle bacchette da batteria, ho preso la bacchetta magica e durante il concerto mi sono trasformato in un maiale. Bellina, molto bellina. Non ride Maremma Cinghialista. Ma che rido? Non mi ricordavo il nome del cazzone giornalista. Come si chiama? Allora, Seppia delle Monache. No, ascolta, le espressioni deve essere più cariche, capito? Ma se c'è davanti Robert De Niro a Cumi all'altro. Ma scusa, ma non devi ridere. Ma che ride? Ma ridi, che ridi? Sì, che ridi. E lui ride, e poi dice che rido. Anche Malsmiglia. All'apice dell'espressività artistica e te mi blocchi. Anche te. Complimenti, è proprio un complotto, tarocchi, niente. Ma senti, ma queste cazzate, ma che... No, ragazzi, via. Dai, via, fra poco ci vediamo. Sì. Motore, azione. Cammina lentamente. Si tratta della sparizione di migliaia di ettolitri di vino. Vai. Effettivamente avevo letto qualcosa su questo nella cronaca di New York, ma non credevo addirittura ci fosse stato anche un coinvolgimento dell'FBI. Tra l'altro l'altro giorno ho parlato proprio con Bush e non mi aveva detto nulla di tutto questo. Bush, la cronaca di New York, l'FBI, allora deve essere di me. Cioè che lei ha confuso qualcosa. Federazione Ubriachi Italiani, FBI, come già mi ero presentato prima. Effettivamente avevo letto qualcosa sulla Roma di New York, però effettivamente avevo letto qualcosa sulla Roma. Oltre che imbriacarsi spesso. Azione.
Guardate sui numeri, si è più tranquilli. I numeri. Guardateli. Guardate. 7, 5. Il nostro caro amico e bassista ci spiegherà e ci dirà con che intensità fate le prove. Con la 220, ovvio, anche se Stefano durante gli assoli usa la 380. In che sito siete situati su internet? Digitando sulla tastiera la parola discarica troverete il nostro sito, e che sito? Un bel sito. Vedo con piacere che vi piacciono queste risposte, eh? Brave, brave. Stefano, la vostra tournée quando partirà? Appena il meccanico avrà finito di farci il tagliando. Il nostro grande cantante ci dirà cosa è successo al vecchio tastierista Cica. Cica, Cica Boom. Beh, è successo che lui voleva smettere di drogarsi e noi certe cose non le accettiamo. Certo è che questo furto è certamente da collegarsi con quello del Morellino di Scanzano. Avvenuto in... Aiutatelo un po'! Però ascoltaci, che quanto, eh? Io vorrei salire su te e con te mezz'ora sarai il capo dei bambini. Prima io sono un piccolo figlio, stanno a me giocare con te. Levati, levati, stai. Io sono un piccolo figlio, ma vi rendete conto? Purtroppo non è ancora finita. Ma pensate per un attimo soltanto, che ladrocinio sarebbe far pagare a delle persone per assistere a tutta questa lernia. Ma a dopo. Buongiorno. Senta, lei conosce demenza cronica? No. Ha mai sentito parlare di demenza cronica? Cronica? Questo non... No. Mai. Mai. Avete mai sentito parlare di demenza cronica come gruppo musicale? Sì, alla radio senti qualcosa. Senti, ha mai sentito parlare di demenza cronica? Sì, sentito parlare. Cosa ne pensi di loro? Che dice che hanno fatto delle cose interessanti. Ma hai sentito parlare di demenza cronica? No. Sì? Sì. Sicura? Sì, sicura. Semplice. Volevo sapere se voi conoscete il gruppo dei demenza cronica. Sì, demenza cronica sì. Io li conosco. Ci fosse il loro concerto, andreste a vederlo? Ah, ci si va, eh. Certo. Ci sono sempre. Sì, mi sa che... Sì. Dall'Africa nera sono arrivato. Tribù, nel mio tucul, nella savana andavo a cacciare, oggi a Principina Mar faccio il buco un pram, ah, buco un pram.
faccio finta di dormire per non starmi a sentire, ma un giorno in paradiso ascolteranno quel che dico. Abuco bra, abuco bra, abuco bra, abuco bra. Vediamo. Vedo un grande critico musicale, Gigi Luzzatto Papi. Buonasera. Vuole fare una domanda? Io in 25 anni di carriera qualcosa di più terrificante non l'avevo mai sentita. Senz'altro di demenza cronica è quanto di peggio mi sia mai capitato in sempre. Volevo chiedergli, ma qualcuno ha il coraggio di comprarvi i dischi? Ma gli unici che ci comprano i dischi in effetti sono gli spazzini, che preferiscono averli in casa piuttosto che vederli dentro i bidoni di spazzatura. Bravi questi spazzini. Vedo tra il pubblico che c'è anche il figlio del grande tennista Boris Becker. Io volevo sapere da quanto tempo è che siete usciti dal manicomio. Bella, questa è una bellissima domanda. Ci risponde il nostro grande bassista. Beh, in effetti non siamo ancora usciti, siamo in permessino, 24 ore. Basta. Come mai questo taglio di capelli, a che cosa è dovuto? Al trapianto di cervello che da poco hai subito o altro? Ma non lo definirei un trapianto di cervello, quanto un impianto, perché era 33 anni e ne aspettavo uno. Ha atteso molto. Luciano, dopo questa intervista, il vostro appuntamento qual è? Ma diciamo che noi vorremmo fare un film usando tutto il materiale anche che abbiamo girato finora, anche in questa trasmissione. Questo titolo, qual è? Com'è? Bellissimo. Faccelo sapere. Qual è il titolo, Stefano? Il titolo? Il titolo? Diccelo, Stefano. Non essere... E il titolo? Qual è il titolo? Oh, quanto cazzo volte devo dire? Il titolo... Come vi avevo detto all'inizio, qualcuno ha voluto la nostra fine. Adesso vedrete in che modo hanno neutralizzato Stefano e poi Luca e Franco. Voglio anche ricordarvi che io sono stato bloccato nel profondo spazio stellare. Capito, ragazzi? Quel giorno Stefano scoprì che le canne fanno male. Quei due scalmanati si trastullavano tutto il giorno coi computer invece di andare al lavoro. E sapete come vanno queste cose? Speriamo che lo sappiate voi, perché io non lo so davvero. Fatto sta che per non dar retta ah!
siete resi conto che razza di elementi eravamo? Comunque, tutto stagio è stato preannunciato. Qualcuno nell'anno 1997 troverà questa videocassetta ed inserendola nel videoregistratore farà scaturire un'energia cosmica che darà il via alla rinascita del fenomeno demenza cronica. Quindi aspettateci, anzi forse sarete già lì pronti per vedere il nostro concerto. Ciao Dino, un saluto a tutti, a Dino, a voi ed anche a tutti quelli che hanno pagato il biglietto.